Ad Alghero, a 10 anni dalla morte, un tributo a Giuni Russo, intramontabile regina delle canzoni per l'estate. Daniela Bisogni. Voglio andare ad A volte basta una canzone per smuovere turisti da tutto il mondo, così Giuni Russo con Alghero, città sarda che le ha dedicato un tributo dal vivo a 10 anni dalla morte con il Grand Prix del Corallo, dove si sono esibiti tanti artisti e amici ricordandola con i suoi successi. Alghero le ha dedicato anche un Mirador, un luogo panoramico dove abbiamo incontrato Maria Antonietta Sisini, produttrice e coautrice di Giuni Russo, un sodalizio artistico durato 36 anni. Si è innamorata di questa mistica spagnola. Poi un giorno lei mi canta un qualche cosa con le parole di Santa Teresa e io le ho chiesto: ma da dove ti viene? E lei mi ha risposto: mi canta dentro. Così la sua ultima apparizione a Sanremo nel 2003 con Morirò d'amore, brano ispirato dai testi di San Giovanni della Croce, fondatore delle Carmelitane. Come un bambino stanco, ora voglio riposare. Giuni Russo univa la voglia di spiritualità con la sperimentazione, il mettersi in gioco ricercando il nuovo, passioni controcorrente e sempre avanti con i tempi. Tutte le sue scelte sono state dettate dal cuore, anche le più popolari. Un'estate al mare, voglia di remare, fare maglia al largo per vedere da lontano. Per questa edizione è tutto, il TG2 torna come sempre alle 20:30. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ogni giorno, a migliaia